Ciao, benvenuti a L'Uomo Ragno e la Fiscalità Internazionale. Io sono, come tutti immagino mi abbiate riconosciuto, non ho bisogno di presentazioni, ma mi presento lo stesso, sono L'Uomo Ragno e sono qui per farvi capire che cos'è la fiscalità internazionale, a chi serve la fiscalità internazionale e perché dovete rivolgervi a me. Ok? Quindi vi spiegherò dalla costituzione di holding straniere all'apertura di conti correnti. All'utilizzo di società a completo cazzo. Allora, perché mi sono vestito da uomo ragno e sto facendo questa pagliacciata? Ecco, mi presento. Allora, perché evidentemente oggi in rete va sempre più di moda nascondersi dietro blog dai nomi, insomma, che ammiccano l'evasione fiscale piuttosto che nascondersi dietro nomi fantomatici, insomma, io quello che voglio dire è che non vedo oggi nessuno dei miei colleghi o persone che presumono essere miei colleghi, poi bisogna sempre guardare un attimino titoli e curriculum per definirsi, e soprattutto clientela per definirsi curriculum, per definirsi diciamo colleghi, e non vedo nessuno però metterci la faccia. Quindi la mia domanda è: ma se è tutto così legale, straordinariamente intelligente e perfetto quello che voi proponete, perché vi nascondete dietro la rete? Ora, premesso che la cosa mi tocca poco, insomma, siete liberi evidentemente di fare quello che volete, la mia è una provocazione, non sono sicuramente qui per discutere il vostro modus operandi. Quello che invece, a cui invece tengo sono i clienti e la platea dei potenziali utilizzatori, fruitori dei servizi di fiscalità internazionale. Quindi chiariamoci, la fiscalità internazionale non è aprire aziende a cazzo in posti dove non si pagano tasse dicendo che tanto non vi succede niente, tanto ve ne potete sbattere dell'IVA, tanto vi aprono i conti correnti, tanto la fiscale, il fisco italiano non vi trova, eccetera, eccetera. Cioè, questa non è fiscalità internazionale, quantomeno non sono consulenze di persone che si occupano di fiscalità internazionale. Queste sono delle proposte come dire, di strutture, di servizi, ecco, sono semplicemente dei service provider che vi chiedono dei soldi per l'implementazione di una o più società già fatte, o meglio, l'applicazione di soluzioni già fatte. Ecco, e questa poi è la cosa che secondo me il cliente o chi ha necessità di internazionalizzare il proprio business deve capire. Deve capire che non esiste una sola soluzione da applicare a tutti indistintamente. È evidente che se voi vi rivolgete al commercialista di Hong Kong piuttosto che al commercialista olandese, piuttosto che al commercialista belga, loro tenderanno 9 volte su 10 a offrirvi una e una sola struttura, che è quella che poi praticano n volte all'infinito, perché sono dei venditori, perché devono applicare i loro margini, eccetera, eccetera. Ma se ne sbattono altamente le scatole, se poi quella realtà che vi offrono, quella struttura, quella soluzione va bene, si adatta alle vostre necessità al 100%. Quello che invece un consulente di fiscalità nazionale, ma soprattutto internazionale, fa è analizzare a 360 gradi la situazione, la problematica, il business, ma anche in realtà la situazione personale del cliente. Dopodiché, alla luce della soluzione, alla luce delle caratteristiche della persona e anche eventualmente della sua famiglia, se c'è, e del suo business, quindi chi sono i clienti, chi sono i fornitori, se ci sono dipendenti, se ci sono sedi in Italia, se ci sono sedi all'estero, con chi, da quanto tempo ha aperto l'attività, quali sono le evoluzioni che vede possibili legate al suo business, se ci sono joint venture, se ci sono dei pregressi con le tax authorities italiane piuttosto che estere, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che vanno analizzate, alla luce delle quali, insieme appunto alle caratteristiche invece della persona, si va a fare una pianificazione strategica adeguata nel breve, nel medio e nel lungo periodo. E si dice: guarda, tu hai un negozio di scarpe, allora devi rimanere in Italia. Tu hai un business online profondamente liquido, hai la possibilità di incorporarlo in questa giurisdizione. Fai attenzione ai profili IVA, fai attenzione ai profili delle dirette, fai attenzione all'apertura del conto corrente, quali sono i sistemi di pagamento che devi legare che devi legare al conto corrente, utilizzi PayPal, utilizzi Stripe, ti paga ClickBank, hai necessità di collegare un conto
conto Revolut, trasferisci denaro, hai un conto, vendi nei più paesi, quindi avrai necessità di un conto multivaluta, attenzione al rischio di cambio, fai business all'interno dell'Unione Europea o anche all'esterno dell'Unione Europea, quali sono i mercati che vorresti aggredire. Alla luce di tutte queste combinazioni, allora si fa tirare su una o più strutture da discutere con i colleghi di un network tendenzialmente internazionale, cioè di persone che hanno i tuoi stessi titoli, cioè quantomeno un master in fiscalità internazionale come sottoscritto, altrimenti come faccio a interagire con una persona dall'altro lato? Nel senso, parliamo linguaggi diversi, mentre abbiamo necessità di parlare lo stesso linguaggio, che è esattamente quello che io faccio con i miei colleghi quando sviluppiamo ogni singolo caso di strategia di strutture, e dopodiché discusso con il cliente la sua disponibilità a sia costi di struttura, sia a trasferirsi, se del caso, in un determinato paese, si va a implementare la struttura. Struttura che chiaramente non si può implementare in 24 ore. Infatti quello che dico sempre ai miei clienti quando parliamo la prima volta è: se hai necessità di una soluzione in 24-48 ore, rivolgiti all'uomo tigre piuttosto che al mio amico uomo ragno, che, no, come faceva l'uomo ragno quando lanciava le tele, ti costruisce la società. Perdonatemi, vedo l'uomo ragno, mi viene da ridere. Quindi, cioè, il punto è questo. Allora, uno, se tu hai bisogno di un consulente di fiscalità internazionale, questo non si deve nascondere dietro una maschera, perché se no, se ti sta offrendo delle soluzioni, devono essere legali e tu devi sapere esattamente chi ti sta offrendo cosa. Punto numero due, è necessario avere comunque degli skills, un minimo di preparazione sull'argomento, cioè non basta un'abilitazione all'albo di dottore commercialista presa nel 94 in Italia e poi dopo non so chi sono i tuoi clienti, non so cosa hai fatto. Cioè, io quando alzo la cornetta parlo con i tax manager di grossi gruppi aziendali, i miei colleghi sono tutta gente con le palle quadrate che ha super titolo, ci incontriamo ogni anno all'IFA, che è il congresso sulla fiscalità internazionale, che ogni anno viene fatto in una parte diversa del mondo, tant'è che quest'anno verrà fatto a Londra, a settembre sarò a Londra. Quest'anno l'anno scorso l'hanno fatto in Corea, e 2 anni fa è stato a Rio de Janeiro, per esempio, quindi cambia sempre. Ma comunque, tornando a noi, quindi è importante che il consulente sia manifesto, e soprattutto che non vi venda sempre e comunque la solita struttura, sulla base del fatto che tanto lui la sede dello studio ce l'ha a Hong Kong, piuttosto che, come dicevamo, in Olanda, invece, quindi vi proporrà sempre la sua struttura. La pianificazione fiscale non è questa, la fiscalità internazionale non è questa, quindi mi raccomando, continuate a seguire l'uomo ragno, e un saluto a tutti. Insomma, noi ci vediamo presto, ci saranno delle ripercussioni dopo il video dell'uomo ragno, ma io non vedo l'ora. Ciao a tutti.